Allora, Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un direttore d'orchestra, compositore e produttore discografico. A Chicago, nel 1933, nasceva Quincy Jones. Quincy Jones trascorse i primi anni della sua infanzia a Chicago, tra le difficoltà economiche e la malattia mentale della madre Sara. All'età di 10 anni si trasferì con la famiglia a Seattle, dove diventò amico di un pianista cieco di nome Ray Charles. Ancora adolescenti, Ray e Quincy formarono un duo e iniziarono ad esibirsi di pomeriggio al tennis club. All'età di 18 anni, Quincy Jones vince una borsa di studio presso la Berklee School of Music di Boston, ma ben presto abbandonò gli studi per intraprendere una tournée come trombettista con il famosissimo Lion Hampton. Nel 1957 si trasferì a Parigi per studiare teoria e composizione musicale con due leggende della musica. Per la Mercury Records Francia scrisse arrangiamenti per Charles Aznavour. Diresse anche un'orchestra con cui accompagnò Billy Eckstine in un concerto che diventò un album. In platea c'era il gotha afroamericano del jazz per vedere il suo più giovane talento alle prese con il più grande cantante. Irving Green, capo della Mercury Records, lo richiamò negli Stati Uniti promuovendolo come direttore della divisione di New York. Si trovò a collaborare e a lavorare per nomi importantissimi come Frank Sinatra, Barbara Streisand e Tony Bennett. Mentre nel 1964 Jones arrivò niente di meno a diventare vicepresidente di questa grande compagnia. Nello stesso anno lavorò anche in Italia arrangiando il 45 giri di Tony Renis, Cara Fatina, Lettera a Pinocchio. Venne chiamato anche dai produttori di Hollywood, dimettendosi dalla Mercury Records. Così si trasferisce a Los Angeles per dedicarsi alla composizione di colonne sonore a tempo pieno. Negli anni 60 Quincy Jones brillò sia come compositore e come produttore discografico. Le sue produzioni divennero importantissime con questi grandi artisti come Miles Davis, Frank Sinatra e Michael Jackson, che influenzarono molto il panorama pop. Nel 1974 la carriera di questo grande artista subì un fermo per un ictus. Dopo questo grande fermo riprese a collaborare con il grande Michael Jackson con Thriller, l'album più venduto di tutti i tempi, 110 milioni di copie, e Bad, che invece arrivò a 45 milioni. Dopo i Grammy Awards del 1985, Quincy Jones e Michael Jackson radunarono molti dei maggiori artisti americani nel progetto We Are the World, scritta da Jackson e Lionel Richie per raccogliere fondi per le vittime delle carestie in Africa. Ora due citazioni del grande Quincy Jones. Sono stato ispirato da un sacco di gente quando ero giovane.
da ogni band che veniva in città, a teatro o sala da ballo. Andavo ad ogni serata al nightclub, ascoltavo ogni band. In quei giorni non avevamo MTV e non avevamo la televisione. Seconda citazione. È incredibile quanti problemi possono arrivare quando non si ha niente da fare. E con questo, anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!